Gli alunni dell'Istituto Scolastico San Giovanni Bosco di Isernia hanno celebrato allo stadio Lancellotta di Contrada Le Piane la chiusura del progetto Scuola Attiva Kids, promosso da Sport e Salute, con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione, un progetto realizzato in collaborazione con le federazioni sportive nazionali ed il Comitato Italiano Paralimpico. È stata una giornata piena di musica, canti e attività ludico-sportive, organizzata con l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria. A sposare il progetto Sport e Salute e Scuola Attiva Kids anche il comune di Isernia, presente all'evento conclusivo con l'assessore all'istruzione Leda Ruggero. Per gli organizzatori, quando l'obiettivo del benessere psicomotorio passa attraverso il divertimento, è più facile imparare gli stili di vita più corretti per uno sviluppo sano ed armonico. Il progetto Scuola Attiva Kids, che ha impegnato i ragazzi per tutto l'anno scolastico, si è concluso con le premiazioni per gli alunni che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline e con l'inno nazionale che ha unito in un solo abbraccio ideale tutto il mondo scolastico ed i genitori assiepati sugli spalti.